Ok, ciao ragazzi, io sono Federico Picchianti, grazie per essere qua su questo canale, ti ricordo sempre di iscriverti, ma parliamo della triste realtà dell'amore, la triste realtà, la triste verità in amore. Quando io parlo di triste verità ovviamente intendo qualcosa nello specifico, quello di cui sto parlando è diciamo la cosa che viene ignorata, cioè nel senso l'argomento che viene ignorato quando si parla d'amore, quando si parla di relazioni sentimentali. Prima di andare avanti, ti ricordo sempre di iscriverti al canale e ti ringrazio per essere qua come al solito. Ti ringrazio insomma per seguirmi. Ti ricordo che puoi seguirmi chiaramente cliccando il link in descrizione. Puoi trovare anche la possibilità di prenotare una consulenza privata con me e trovi anche il numero per farmi le domande. E tra l'altro, trovi anche tutti i miei libri su Amazon. Se vai su Amazon, scrivi il mio nome e cognome e trovi tutti i miei libri. Ma parliamo di questa triste verità, della triste realtà in amore. Quando si parla di triste realtà in amore, si sta parlando di che cosa? Si parla della situazione quando le persone evitano e quindi dimenticano eventualmente, diciamo, la durata eventuale possibile delle relazioni. Cioè, si scordano, si dimenticano, come una chitarra, insomma, si scordano della scadenza che c'è su ogni cosa nella vita, cioè ogni cosa teoricamente ha una data di scadenza. Ora, questa data di scadenza chiaramente ce l'hanno le cose che mangi, gli oggetti relativamente infinita, poi dipende però infinita a livello temporale umano, ma per esempio la plastica non so quanto tempo ci mette a smaltirsi o comunque a decomporsi, quindi comunque ha una data di scadenza, tutte le cose hanno una data di scadenza nella vita. Chiaramente ce l'hanno pure le persone e ce l'hanno anche le relazioni. Le relazioni ce l'hanno perché si ignora che prima o poi la cosa debba finire. Il per sempre non esiste, quindi la triste verità è questa: il per sempre non esiste, non è mai esistito, non esisterà mai. Esiste nelle favole perché è l'idea della perfezione massima, è l'idea che degli dèi che gli umani hanno di qualcosa di inarrivabile. Gli umani devono avere qualcosa di inarrivabile per vivere meglio, per vivere a lungo termine e per dare un senso alla loro esistenza, seppur mera a volte. Quindi se io, per esempio, ho un'idea sul lunghissimo termine, o magari ho quest'idea dell'irrealizzabile, che so dentro di me a livello razionale che è irrealizzabile, ma spero che sia realizzabile prima o poi, finisco per avere una forte credenza, credo in qualcosa, vivo meglio la mia vita nella speranza di. Ecco, questa cosa ti consente di vivere meglio. Beh, sperare che vivi però per sempre con una persona che comunque la tua relazione possa durare per sempre, tra virgolette, è invece deleterio. La triste verità è proprio questa, cioè la realtà è che non devi rimanere insieme a vita con una persona, ma che devi fare un percorso di vita che può avere una durata di tempo X. Questo tempo può essere 10 anni, 10 mesi, 10 giorni, 100 anni. Le persone che magari sono state insieme per tanto tempo, e perché sono rimaste insieme per tanto tempo, per 100 anni, poi vuoi perché si sono abituate, vuoi perché si sono adattate l'una all'altro, vuoi perché magari si sono ritrovate in qualche modo, o comunque hanno deciso di non andare oltre e non migliorare in altri modi. Non lo sai mai, quindi tu vedi sempre dall'esterno questa cosa dove vedi le persone che stanno insieme da tantissimi anni, da tantissimo tempo, ma poi magari dietro c'è il cancro marcio, c'è il marciume, c'è lo schifo, quindi non lo sai. E invece alcune persone decidono di tagliare perché la triste realtà è che finisce teoricamente la, diciamo, relazione, finisce quando si smette di crescere l'uno con l'altro. C'è un momento in cui tu poi smetti di crescere con l'altra persona oppure fai crescere solo tu l'altra persona e riconosci che poi non svolgi più un ruolo, tra virgolette, di partner, di compagna, eccetera, ma stai andando a svolgere un ruolo di quasi nutrice, credo si possa dire, la nutrice, nutrice, quindi esatto, una sorta di donna che si occupa del bambino. E se tu rivesti il ruolo di nutrice, chiaramente poi diventa un problema, perché il problema sarà proprio che perderai l'attrazione nei confronti della tua persona, la persona perderà attrazione nei tuoi confronti perché ti vedrà più come una semi-madre. Succede questo, poi cala l'attrazione, cala tutto, cala l'interesse, non c'è più niente da fare, in teoria non c'è più niente che puoi fare. Se non decidi di tagliare la relazione, decidi di spezzare, a volte è meglio per cercare di risolvere in qualche modo. Se decidi di tagliare e di spezzare, hai, tra virgolette, la soluzione. Cioè, la soluzione è che ti si apre un mondo nuovo, ti si aprono delle porte nuove che ti possono garantire di avere qualcosa di più funzionale nella tua vita, cosa che adesso non ti sta garantendo magari la tua relazione, se stai vedendo questo video.
Quindi io mi focalizzerei su questa cosa e cercherei di pensare se è il caso o meno. In caso volessi un'analisi personalizzata, magari un eventuale piano comportamentale, ricorda sempre che puoi prenotare una consulenza gratuita conoscitiva e valuterò se posso aiutarti o meno. Trovi anche in descrizione il numero per farmi delle domande. Trovi inoltre il link per farmi, insomma, per trovare i miei libri su amazon.it. Io ti ringrazio per essere qua e noi ci sentiamo al prossimo.